Vorrei soffermarmi per un attimo, non tanto sui fatti del 99, che sono oggetto di relazione da parte dei colleghi fra poco, ma voglio limitare a lanciare alcuni spunti di riflessione che possono essere delle provocazioni storico-intellettuali. Per quanto riguarda il 99, un autore, Francesco Paolo Cestaro, nel descrivere il vescovo di Policastro e la reazione del 99, diceva: qualunque fu la bandiera sotto la quale le popolazioni si divisero, si schierarono, i fatti sono fatti, vogliono essere raccolti e raccontati, anche se non corrispondono alle nostre simpatie o ai nostri sentimenti. Questo è per essere obiettivi, diciamo, nella descrizione. Guai se uno si lascia prendere, come il chirurgo per esempio, quindi tremore delle mani mentre fa l'intervento. Così dovrebbe essere lo storico per quanto riguarda l'analisi dei fatti. Allora, questa sera cercherò di limitare alcune cose sul concetto di storia, la memoria storica che abbiamo perso, su alcuni aspetti dei protocolli notarili di Filippo, perché serve per inquadrare anche un po' la popolazione nel 99, in più la pestilenza che ci fu, la carestia qualche anno prima, in modo particolare, Filippo e a Rocca, e poi qualche documento inedito su Filippo, descritto anche da Umigliacci, era quindi l'economo della Chiesa. Per quanto riguarda il concetto di storia non è solamente la narrazione dei fatti, sarebbe troppo riduttiva. Storia è tutto ciò che riguarda la vita di un popolo. È la storia delle religioni, la storia dei costumi. Prego, buonasera.